No, determinante perché è la partita più importante, perché è sempre la prossima quella dove noi dobbiamo concentrare tutte le nostre energie, tutte le nostre risorse, perché ci sono 3 punti in palio e lasciarli per strada non hai più la possibilità di poterli recuperare. Quindi, come cerco sempre di inculcare nei miei ragazzi, per noi deve essere sempre come se fosse l'ultima gara, quindi giocarla al massimo delle nostre possibilità. E poi alla fine azzeriamo tutto e ricominciamo a pensare alla prossima. Questo deve essere il nostro modo di pensare, soprattutto contro, credo, uno degli avversari più difficili da affrontare, che il Frosinone penso sia, insieme al Carpi, una delle più gradevoli sorprese del campionato. Una squadra che offre un calcio molto essenziale, fisico, di grande intensità, di pressione continua in tutte le zone del campo, quindi veramente dovremmo fare una partita perfetta domani se vogliamo uscire dal campo con un risultato positivo. Sì, naturalmente c'è l'assenza di Schiavon che pesa, anche se era in un momento non brillantissimo, però abbiamo Zito che è entrato molto bene in gara sabato, è in pieno recupero, quindi sicuramente è un giocatore che conosco meglio sott'occhio da più tempo. Sbaffo è arrivato da poco, quindi non ha avuto ancora modo di poter entrare appieno nei meccanismi di squadra. Però è un giocatore che abbiamo voluto, un giocatore importante che credo che da qui al proseguo del campionato ci darà una grande mano. È difficile perché affrontiamo una squadra difficile, una squadra forte, ripeto, come ho detto prima. Forte fisicamente, forte sotto l'aspetto proprio dell'intensità che dà la gara per tutti i 90 minuti, una squadra che non ti fa ragionare e che naturalmente davanti ha giocatori di grande spessore come Ciofani, come Lupoli, Carlini, gli esterni Paganini e Sodimo, insomma, giocatori di qualità, bravi nell'uno contro uno, grande fisicità con Ciofani che è bravo a tenere palla, a far salire la squadra, centrocampisti di buona qualità come Gori e San Marco, quindi ripeto, una squadra che ha dimostrato di essere tra le prime come noi dall'inizio del campionato. E ricordiamoci anche quanto sia stata dura la partita dell'andata, maschia, bella sotto l'aspetto dell'intensità, e quindi mi aspetto una partita sotto questo aspetto simile a quella dell'andata. Per quanto riguarda le aspettative, è normale che noi vogliamo continuare su un trend positivo. La squadra deve dimostrare di continuare ad azzerare e rimotivarsi e ripartire con il piglio giusto, sapendo che noi dobbiamo sempre uscire dal campo dando tutto e cercando di portare a casa comunque dei risultati positivi. Ripeto, Latina era una partita difficile sotto tanti aspetti. Siamo riusciti, pur non giocando, diciamo, bene, tra virgolette, a mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche che poi ci permettono di fare risultati importanti. No, ma lui già da un po' che sta crescendo sotto l'aspetto della condizione fisica. Ripeto, sono giocatori che io reputo all'altezza e ci daranno una grande mano da qua alla fine del campionato, però sono anche calciatori che hanno giocato poco, venivano da periodi dove hanno fatto poche partite, pur allenandosi, però lo sai che poi il ritmo gara lo acquisisci solo giocando, e non è proprio per questo, insomma, ho messo qualche amichevole in più durante queste settimane proprio per permettere loro di acquisire un po' più di gamba, facendo partite vere, non, anche se amichevoli, però partite e non solo allenamenti specifici. Gigi ha avuto 2 giorni, è stato bloccato dall'influenza, oggi si è allenato regolarmente, quindi non ci sono problemi. Ma noi dobbiamo essere bravi nelle due fasi. A Frosinone fummo bravi a difendere bene, a concedere poche occasioni, e il Frosinone fu bravo a non permetterci troppe ripartenze. Fu anche una partita giocata dopo 3 giorni, quindi avevo anche tanti infortunati, quindi la squadra non era brillantissima, però a quel punto ci diede morale, ci fece capire che comunque con la compattezza, con l'unità di intenti, anche soffrendo in alcuni momenti di una gara, si possono portare a casa risultati positivi. Ognuno è libero di interpretare o di pensare quello che vuole. Noi abbiamo offerto per gran parte del campionato un bel calcio,
che non sempre ci ha portato poi risultati positivi. Poi ci sono dei momenti in cui devi badare più al sodo e noi siamo in grado di poterlo fare. Quindi io credo che questa sia una squadra che sia in grado di leggere le varie fasi di una partita o di interpretare ogni gara in maniera diversa. Quindi domani si può essere una squadra che possa avere un atteggiamento, quindi giocare a calcio, una squadra che magari avrà un atteggiamento diverso. Gli avversari non devono mai sapere come affrontiamo le squadre. Lo sai quanto per noi i tifosi siano importanti, soprattutto vedere la curva e la gradinata piena, perché comunque ci danno una grande spinta. È una partita comunque di cartello, una partita importante e in una fase cruciale del campionato. Veniamo, ripeto, da due risultati, ottimi risultati, e vogliamo continuare solo attraverso la grande spinta del pubblico possono far sì che i ragazzi possano andare oltre i loro limiti e magari superare quei momenti di difficoltà che inevitabilmente durante la gara dovremmo essere pronti ad affrontare. Si nota già l'atmosfera iniziale, no? Perché comunque già avere la gradinata piena, la curva piena, lo senti già quando entri in campo, c'è una spinta diversa. Nelle ultime due gare dobbiamo solo fare i complimenti ai ragazzi della curva che sono stati come sempre straordinari, però credo che la gradinata, la tribuna Terminio sia fondamentale perché è enorme e quindi avere anche lì un buon numero di spettatori carica molto i ragazzi. È normale che una gara tra due squadre che hanno dimostrato in questo campionato di affrontarlo da protagoniste, no? Cercando, facendo risultati importanti nell'arco di questi 7 mesi. E quindi un risultato, importante, ossia la conquista dei 3 punti, naturalmente ci darebbe ancora di più quella convinzione nei nostri mezzi e rafforzerebbe ancora di più l'entusiasmo di continuare su questa strada. Sappiamo però che però non è facile, e che i ragazzi domani veramente dovranno sfoderare una prestazione superlativa sopra le righe.